Milano perché appunto è un'occasione in questo caso importante, riferita al fatto che c'è il Salone del Mobile che attrae veramente un pubblico, diciamo, di design internazionale. È l'occasione anche per presentare insieme alla nuova classe A, che è di recentissima uscita, anche i nuovi mobili che sono firmati alla fine Mercedes-Benz Style. Alcuni, tipo la chaise longue in fondo, riutilizza magari dei pattern che sono stati utilizzati nelle nostre vetture, piuttosto che l'idea, diciamo, di queste superfici molto sensuali, il legno piegato. Quindi ci sono molti elementi che si ritrovano effettivamente nelle linee degli interni delle automobili Mercedes-Benz. Viene eliminato il pannello decorativo classico e si è presa, diciamo, la decisione con l'idea di fatto di utilizzare la superficie stessa della plancia come superficie decorativa, ed ecco che abbiamo queste texturizzazioni che danno un aspetto effettivamente molto giovane, moderno, innovativo in un certo senso. Inoltre le bocchette dell'aria, piuttosto che il pannello di controllo, piuttosto che ancora il display, tutti gli elementi funzionali dell'abitacolo, infatti, vengono trattati in modo un po' individuale, come degli elementi aggiunti, non effettivamente integrati al design stesso della plancia. In questo modo effettivamente il dettaglio stesso attira molto l'attenzione e diventa veramente un elemento molto prezioso, di grande impatto estetico nella vettura.